Sicuramente è un ragazzo davvero eccezionale che a soli 13 anni ha dato alle stampe il suo primo romanzo, Il Capitano L'Angelo di Versailles, 300 pagine per le edizioni Gutenberg, un romanzo affascinante, entusiasmante, un romanzo d'avventura ambientato alla Reggia di Versailles, quindi siamo in piena rivoluzione francese. Sicuramente è un enfant prodige che come vice sindaco di Rocca Piemonte già della istruzione ho avuto modo di seguire e ricordo ancora l'entusiasmo e quella luce che brillava nei suoi occhi quando mi annunciò che stava per dare alle stampe questo libro, chiedendo anche, come dire, l'appoggio delle istituzioni non solo scolastiche ma anche comunali, quindi, come dire, sono particolarmente fiera di qui questa mattina per sostenere questo giovanissimo tredicenne appena terminato il ciclo della scuola superiore di primo grado, e quindi, come no, è bello dalla parte delle istituzioni poter sostenere un giovane scrittore, augurandogli comunque di continuare questo suo percorso, e so già che sta lavorando ad un sequel di questo romanzo. Luisa Trizza, vice sindaco di Rocca Piemonte. Reggia di Versailles si ambienta il tuo primo romanzo, perché avrai? Beh, sai che ho fatto il posto ideale in cui andare, anche soprattutto dietro c'è tutta una boia. E la cosa è il posto ideale in cui ambientare l'intera storia. Quanto tempo ha richiesto la stesura di questo romanzo? 4 mesi e 25 giorni, in pratica quasi 5 mesi, ma l'ho scritto veramente con passione e con grande impeto. Quante pagine? 300. E quante ore al giorno? 5, 6, alle volte anche per intere giornate senza mai uscire dalla mia camera. Ma tutti ormai ti definiscono un enfant prodige, tu come ti definiresti? Ma non so come definirmi, dir la verità non mi definisco neanche un... Lavoro presso la lavanderia di Lorì, ma ancora non sono riuscita ad ambientarmi. Fra non molto inizierà a far freddo, io sono giacca e panciotto, non faccio che pensare a te, agli altri, a Natale. Rivedere i vecchi amici, rivedere Edgar, ti prego, rispondimi, ho tanto bisogno di parlare con te, Rosalie. Edgar capì perché non aveva risposto, il generale aveva preso le lettere e le aveva nascoste. Della donna che si fa avanti in questo romanzo, probabilmente questo è stato anche per me il tema più accattivante che mi ha indotto a finire in poche ore, quindi davvero, come vi dicevo, un romanzo accattivante, una storia ben scritta, ben stesa. Non manca qualche errore, ma è giusto. Era pomeriggio dell'estate scorsa e stavo riordinando dei libri sul mio scaffale. E inavvertitamente feci cadere un libro. Mi chinai a raccoglierlo, ma questo libro non era come gli altri, era una vecchia biografia di Giovanna d'Arco, la celebre donzella d'Orleano. Non diti troppa retta a un libro che cade, così lo rimisi al suo posto. Dopo aver finito tutti i miei compiti, ritornai di nuovo a questo scaffale e volli cambiare lettura, volli cambiare libro. Iniziai a leggerlo e dopo averlo finito rimasi molto colpito come una semplice ragazza. 100 anni e a Renzi avesse potuto far proclamare re Carlo VII, ed è una cosa di cui ancora sono molto colpito, forse anche per il fatto che Giovanna d'Arco è stata incita dalla Dio, ma era pur sempre una semplice donna, una donzella. E come dicevo qui, che si è un po' fantastico e si è una propria trama, così ci sbagliamo. Segnai tutto, il sito, feci dire quello che avevo, quasi disse che potevo quasi scrivere un libro e poi noi possiamo definire una vera e propria storia tutta mia, anche perché io leggo da quando avevo 6 anni, quindi potete immaginare quante pagine mi siano passate sotto gli occhi prima di scriverne un libro tutto mio. E soprattutto dopo averlo scritto, dopo aver avventurato questo mondo della vita che non conosco, che è ostile, ma che allo stesso tempo riesco ancora a riconoscere, perché
All'inizio, quando devo confessare che la prima volta che mi sono